Cosa ho visto? Cosa abbiamo visto nel recupero della partita, ragazzi? Valentin Carboni fa il suo primo gol con la maglia del Monza e subito dopo, un minuto e mezzo dopo, Gatti fa 2-1. C'è da dire che il primo tempo della Juve è stato dominante, sì, sul piano delle occasioni. Monza non è mai arrivato in porta. E Kyriakopoulos è un criminale. Giusto rigore. L'ho rivisto più volte, giusto. C'è la trattenuta, c'è il tiro di maglia, c'è tutto. Tutto. Cambiaso fa di tutto per rimanere in piedi, si vede. Andrò un po' controcorrente oggi, però quello era rigore. Vlahovic va, lo sbaglia e il tapin. Lo sbaglia anch'esso, grande di Gregorio, grandi riflessi. Solo è che Gagliardini sbaglia tutto sul calcio d'angolo seguente battuto da noi con Lusicavi. Anticipare da Rabiot e quella palla non si para. È un bolide di testa sotto la traversa. 1-0 e Gatti avrebbe anche un'occasione per il 2-0, solo che da 0 metri spara alto, non messo bene col corpo, su sempre sviluppi di palla in attivo. Di Kostić sul primo palo che McKennie la gira sul secondo e Gatti la spara alta. Poi c'è un altro tiro di Rabiot, grande grande riflesso di Gregorio e praticamente le occasioni finiscono lì. Secondo tempo ormai lo sappiamo. Palla al Monza e difesa oltranza Juve. Palla al Monza che però trova un tiro di Colombo appena entrato al 50esimo, su palla di Ciurria di interno, sì, mancino, di interno destro, e va fuori. Poi dal tiro di Colombo al tiro di Pessina passano tipo 25 minuti in cui il Monza teneva palla ma non riusciva a mettere un cross dentro per Colombo o comunque a tirare in porta, no? Il tiro di Pessina esce fuori. Poi Palladino mette Valentin Carboni dentro e poi Pedro Pereira, tutti i cambi, Carboni, Andrea Carboni, aggiungendo Valentin Carboni, aggiungi tecnica, aggiungi uomo che salta l'uomo, che crea superiorità con Pedro Pereira sulla destra, è proprio al 91esimo, 92esimo. Viene dentro al campo, lascia sul posto Ken, mette questa palla liftata in mezzo che non viene toccata da Dani Mota e finisce in gol. Sfortuna vuole che il Monza non riesce ad essere lucido dopo l'1-1 e Rabiot di forza si guadagna il fondo, la mette dentro Gatti, la sbuccia la prima volta, poi ritrova il pallone e la mette sotto la traversa anche lui. 2-1. L'ultimo ad arrendersi è Valentin Carboni che prova la magia alla Dejan Stankovic. E di tanto così esce fuori. Niente, la Juve va al primo posto e per un giorno e mezzo, no, per 2 giorni. Domani. E fino a domenica sera, quando al
Diego Armando Maradona di Napoli scenderà in campo l'Inter col Napoli. Vi annuncio già che non ci sarà il video domenica dell'Inter perché lavoro e domani neanche col Milan neanche. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, cortomuso ancora, ma stavolta hanno rischiato bene perché il gol era arrivato del Monza. Non so, fossi un tifoso del Juventino non godrei così tanto, perché schiacciarsi così quando la squadra avversaria aggiunge qualità che voi non capite, perché Valentin Carboni è del 2005, ma qualità. E Franco Carboni non trova spazio, questa la dice lunga. Niente, fatemi sapere la vostra. Qui da me è tutto, ci si vede forse domenica per Lecce Bologna. Attenzione.